Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Vi ricordate quando tanto tempo fa ho cominciato una serie di video in cui correggo i vostri testi? E quindi eccoci qui, oggi a correggere altri due testi che mi avete mandato. Sono andata a ricercarli tra le email. Oggi vorrei vedere questo. Quindi tutto questo paragrafo qui. Se alla fine di questo paragrafo il video non è troppo lungo, facciamo anche questo. Il numero 3 lo facciamo prossimamente, va bene? Quindi fatemi sapere nei commenti qui sotto se vorrete vedere altri video così in futuro. Se ne volete vedere altri, c'è una playlist sul mio canale con altri 8 episodi, se non erro. Ma bando alle ciance e cominciamo subito con il primo paragrafo. Allora leggiamo. La prima volta che sono stato in Italia sono andato con la mia famiglia. Ok. Qui potremmo aggiungere in realtà ci sono andato. Perché comunque c'è una virgola, perciò sono due frasi, diverse tra di loro, perciò è bene mettere un elemento che riprenda in Italia. Siamo arrivati all'aeroporto, quindi all'aeroporto sarebbe allo aeroporto, quindi all'apostrofo. Di Nizza in Francia alle 6, anche qui della mattina, e abbiamo preso una macchina 2C a noleggio per guidare a Sanremo in Italia. Allora, per guidare a ci sono altre opzioni qui, potremmo dire verso oppure in direzione di. Allora, un'altra cosa, Sanremo va scritto tutto attaccato, è una sola parola, perché non stiamo parlando esattamente del santo Sanremo, ma della città, del posto, Sanremo. Purtroppo, senza virgola, questa macchina ha avuto un problema, perché problema è maschile. Non fatevi ingannare dalla A finale. Problema, come anche tema, eccetera, e altre parole, sono tutte parole che derivano dal greco. Quindi anche se finiscono con la A, sono in realtà maschili. E abbiamo dovuto ritornare all'aeroporto. Di nuovo, all'aeroporto. Allora qui abbiamo un problema. Abbiamo dovuto ritornare. Il verbo ritornare è un verbo intransitivo di movimento e quindi vuole il verbo essere come ausiliare, perciò dobbiamo dire siamo dovuti ritornare. Allora, qui anche se c'è il verbo modale dovere, comunque per decidere quale ausiliare usare, dobbiamo guardare il verbo che si lascia all'infinito. Quindi siamo dovuti ritornare. Poi andiamo avanti. Abbiamo preso una seconda macchina a noleggio e la persona qui dell'azienda, mettiamolo l'apostrofo quando serve, dell'azienda, ci ha chiesto di guidare la prima macchina al meccanico. Ok, allora, qui in realtà quando dobbiamo appunto portare la macchina dal meccanico, diciamo portare la macchina dal meccanico. Portare la macchina dal meccanico. Perché devo usare dal meccanico? Perché meccanico è la figura che aggiusta le macchine, non è il posto, no? Quindi quando abbiamo il nome di una professione, nome di persona, dobbiamo mettere dal. Se vogliamo usare la preposizione a, dovremo mettere il nome del luogo e quindi officina. Un'opzione è portare la macchina dal
all'officina di fiducia, per esempio. Allora, in questo caso l'officina è il luogo dove lavora il meccanico. Però in questo caso abbiamo usato la parola meccanico e quindi dal meccanico. Ovviamente per sottintendere il luogo. La persona dell'azienda, qua potremmo anche in realtà dire l'impiegato, semplicemente. L'impiegato, cioè la persona che lavora nell'azienda, ci ha chiesto di portare la macchina dal meccanico per una cortesia e abbiamo accettato. Direi, aggiungerei, per fargli una cortesia. Ovviamente fargli o farle, non so adesso se questa persona è un impiegato o un'impiegata. Quindi l'impiegato o l'impiegata ci ha chiesto di portare la macchina dal meccanico per fargli o farle una cortesia. Mentre la guida verso il meccanico, la seconda macchina ha preso fuoco. Mamma mia, è un incubo questo inizio di viaggio. Allora, nessun ferito, nessun ferito. Allora, qui abbiamo una tipica frase in cui dovremmo, no, in cui dobbiamo alternare passato prossimo e imperfetto. Siccome tu inizi la frase con mentre, mentre ci dà l'idea di una azione che si svolge sullo sfondo, questo verbo deve essere all'imperfetto e soprattutto deve essere in prima persona, quindi mentre guidavo verso il meccanico, però anche qui, no, dobbiamo cambiare tutto. Mentre la portavo dal meccanico, virgola, la seconda macchina ha preso fuoco. Allora, non sto capendo, non capisco bene la dinamica tra le due macchine. Va bene, andiamo avanti. Poi qualcuno mi spiegherà la dinamica nei commenti o anche la persona, il diretto interessato che ha scritto questo testo. Abbiamo lasciato quella macchina per strada o lungo la strada e abbiamo chiamato i pompieri o i vigili del fuoco. Perché chiamare qualcuno è transitivo, quindi abbiamo bisogno del verbo avere. Siamo andati di nuovo con la prima macchina dal meccanico dentro la città. Dentro la città. Un po' strano, direi in città oppure nel centro città. Finalmente siamo partiti la Nizza alle 6 nella sera quando la macchina è stata riparata. Finalmente, in questo caso, io lo interpreto come una sorta di liberazione, cioè finalmente siamo partiti da Nizza alle 6 di sera. Però in realtà alle 6 non è sera in italiano, alle 6 è ancora pomeriggio, quindi alle 6 di pomeriggio dobbiamo dire. Quando la macchina è stata riparata. Allora no, qui non direi quando, ma dopo che la macchina. Dopo che la macchina era stata riparata. Qui abbiamo bisogno di un accordo tra i tempi. Quindi siamo partiti dopo che la macchina era stata riparata. Quindi, tornando a finalmente, finalmente non significa alla fine. Va bene?
Quindi io qui lo interpreto come una sorta di liberazione. Ah, finalmente siamo partiti. In caso contrario, dovresti dire alla fine. Va bene, quindi attenzione a questi due avverbi. Vediamo l'ultima frase. Abbiamo avuto bisogno di un pulmino e l'azienda ha avuto solo due. Adesso entra in scena questo pulmino. Ma se la macchina era stata riparata? Forse su questa frase si poteva esplicitare un po' di più per spiegare la presenza del pulmino. Avevamo bisogno di un pulmino perché avere bisogno indica una necessità e quindi uno stato. Eravamo in una situazione in cui c'era bisogno di un pulmino, quindi è una sorta di stato, di descrizione di una necessità. Perciò dobbiamo usare l'imperfetto. Avevamo bisogno di un pulmino, qui direi ma l'azienda ha avuto solo due. Anche qui il passato prossimo non va bene. Stiamo descrivendo una condizione, lo stato delle cose, perciò l'azienda ne aveva solo due. In questo caso, oltre a cambiare il tempo verbale in un tempo imperfetto, dobbiamo anche aggiungere la particella pronominale ne, perché parliamo di quantità e acquisisce anche la funzione di pronome in quanto va a sostituire pulmino. Va bene? Sto registrando da più di 22 minuti, perciò mi fermo qui con il video. E questi altri due paragrafi li vedremo nei prossimi episodi. Fatemi sapere nei commenti se ci sono delle domande e se tutte le correzioni sono chiare. Va bene? Grazie mille per aver guardato questo video e ci vediamo nel prossimo. A presto! Ciao!